Chi ha paura Di di... Virginia Woolf. Virginia Woolf. Virginia Woolf. Virginia Woolf. Ma non la pensare sempre legata a quello che la gente potrebbe vedere. Tu pensa, secondo te, cosa c'è? C'è più catarsi, più gioco, più rottura di regole? Gioco quasi tutti i giorni. Sì, però vedi, dopo sembriamo che siamo due democristiani, stiamo Ma sempre a no! dire equilibrio, equilibrio, equilibrio. Gioco. Di sicuro. È un amore di gioco, ecco, un gioco d'amore. Abbiamo improntato tutto il nostro rapporto a, come dire, una certa lievità. Gioco e divertimento. Sempre. Prima hai detto che mamma c'è il Parkinson, hai detto che mamma c'è il È Parkinson così. e poi mi È faccio così. guarire come deve fare. Noi la facciamo ridere, Sì. così non ci pensa. Sì. Notte delle streghe, molte, sia nell'accezione positiva del rito divertente che mandi fanculo tutto e lo fa insieme a lei. Abbastanza notte di Valpurga e con un buon gioco e No, divertimento. assolutamente gioco divertimento. Sono fortunata, cioè mi ritengo fortunata a vivere notti di Valpurga. Io non le vedo come cose strazianti, le vedo proprio come un volersi liberare delle catene sociali che si hanno, che fanno solo male. No, un po' esorcismo, sì, inteso Sì. come diciamo La antidoto, rassicurazione. insomma, contro le paure, contro Ma gioco anche. gioco, sì. Tutte e tre le cose. Sì. E non so in quali parti, ma è un cocktail. L'esorcismo penso che ci sia stato una volta soltanto. E l'ha fatto lei verso di me, non l'ho fatto io verso di lei come nello spettacolo farò con il personaggio di Marta interpretato da Sonia. Oddio!